Per Obiettivo Verità, quest'oggi incontriamo presso tutela Tommaso Sessa, economista, con il quale parliamo di un argomento molto delicato. Insomma, negli ultimi anni si è sempre sentito parlare di crisi, è un termine che ha coinvolto, è un fenomeno che ha coinvolto poi tutto il mondo. Possiamo iniziare dicendo, cercando di capire qual è l'origine della crisi? Si tratta più di un'origine finanziaria rispetto a quella commerciale? E poi come subentra questo in Italia? Allora, questa qui è una crisi che inizia negli Stati Uniti, e non a caso inizia negli Stati Uniti, perché gli Stati Uniti, potenza egemone del mondo, specialmente unica, specie dopo la caduta del muro di Berlino, sono anche il paese la cui moneta, il dollaro, è la moneta del sistema internazionale. Gli acquisti di petrolio, il commercio con l'estero funzionano con il dollaro. Il problema è che il dollaro fino al 1971 era convertibile in oro. Cioè, se tu andavi in banca, portavi i dollari, ti dovevano dare l'oro, perché il sistema monetario internazionale si basava su un sistema che si chiama Gold Exchange Standard, cioè basato sull'oro, cioè una moneta chiara, il dollaro, che era convertibile in dollaro, e tutte le altre monete si dovevano rapportare al dollaro. Nel 71 Nixon dichiarò la non convertibilità del dollaro. Perché lo fece? Perché l'oro che avevano nei sotterranei della Banca Centrale Americana ormai non era sufficiente per far fronte a tutti gli eurodollari e i petrodollari che c'erano in giro per il mondo. Quindi gli Stati Uniti, in quel momento, il dollaro è diventata una moneta forte, però non più convertibile. E gli americani, per finanziare il loro sistema di potenza, il loro sistema economico, hanno stampato sempre più dollari. E poi a un certo punto hanno dato mano libera alle banche d'affari, a loro volta, di stampare moneta attraverso la creazione di titoli cosiddetti derivati, eccetera, che ha permesso agli Stati Uniti di mantenere un livello di vita e di finanziare il proprio debito sia del debito pubblico, sia il debito della bilancia commerciale americana, che è stata in tutti questi anni sempre passiva, eccetto un anno nel 75 in cui è stata attiva. Da lì comincia la crisi, appunto parliamo di una crisi mondiale, globale. Quando però possiamo, quindi, per diciamo venire a guardare in casa nostra, in Italia, quando va ricercata secondo lei l'origine e soprattutto l'inizio dei problemi italiani, quindi circoscrivendolo proprio all'Italia? Allora, quando è iniziata questa crisi, ha coinvolto le banche americane. La signora Merkel disse: questa è una crisi americana, noi non c'entriamo niente, le nostre banche sono a posto, noi non saremo travolti da questa crisi. La verità è che anche le banche, soprattutto francesi, inglesi e tedesche, erano piene di derivati, erano piene di questi titoli tossici. Per cui la crisi parte dagli Stati Uniti e poi investe l'Europa. Nel 2008 noi abbiamo avuto una grande occasione, grandissima occasione, di fare un salto di qualità verso un'Europa politica unita. In quel momento, siccome la credibilità dei titoli pubblici americani era pressoché zero, l'Europa aveva una grande credibilità. Noi avremmo potuto istituire un fondo sovrano europeo, collocare sul mercato titoli in eurobond garantiti da tutti i paesi europei e avere allo 0,5 dei titoli, collocare dei titoli decennali fino anche a 2.000 miliardi. Naturalmente il fondo con 2.000 miliardi poteva fare anche, creare un moltiplicatore anche fino a 5, quindi diventavano 10.000 miliardi e l'Europa si sarebbe messa in sicurezza. Questo non fu fatto. La Merkel s'oppose e disse che l'Europa non ne aveva bisogno e soprattutto non ne aveva bisogno la Germania, se non che poi la crisi ha investito l'Europa
e soprattutto le banche francesi e tedesche, e quella crisi ai tedeschi per salvare le proprie banche è costata 460 miliardi. L'Europa rispetto a tutto questo è stata marginale, perché le nostre banche avevano solo 20 miliardi di titoli tossici e quindi noi sostanzialmente stavamo meglio. Ma il fatto che non esistesse un sistema europeo integrato politicamente, con un governo europeo, con una banca centrale europea come le altre banche centrali, cioè in grado di intervenire ad acquistare i titoli e ad aiutare gli stati, ci ha portato a una situazione di rottura del sistema. E quindi i paesi più deboli, come quelli periferici del Mediterraneo, hanno dovuto, per finanziare il loro debito, pagare degli interessi altissimi, che non ha fatto che peggiorare la situazione. E quindi aumento delle tasse, e diminuzione dei consumi, crisi dell'occupazione, e adesso il vero pericolo è la deflazione, cioè i prezzi che non crescono, anzi i prezzi che diventano negativi, cioè decrescono, e questo vuol dire che la gente, anche quella che può spendere, non spende. E siccome i prezzi scendono, la gente dice: aspettiamo che scendano ancora. E questa è l'anticamera della depressione. Proprio pochi giorni fa è stata aperta ufficialmente la conferenza internazionale di Davos, alla quale hanno preso parte oltre 2500 tra capi di governo, di Stato, insomma, per fare un pochino il punto su questo, su tutto quello che riguarda la crisi. Quali sono gli spunti che possiamo trarre, che lei ha, che possiamo trarre, che può dire, insomma, a noi che sono usciti da questa importante conferenza, e soprattutto partendo da questo, appunto, insieme di tante persone, di tante teste che hanno un po' il polso della situazione, ci sono secondo lei dei segnali di ripresa per questo 2014 che è di fatto alle porte, insomma, appena iniziato? Allora, segnali di ripresa ci sono. Nel senso che l'economia americana è ripartita. Però in Europa invece abbiamo una situazione abbastanza grave, perché quando tu sai che paesi come l'Italia, la Spagna, la Francia sono in crisi, e questi rappresentano la maggioranza dell'Unione Europea, non basta un paese che cresce come la Germania per portare l'economia europea fuori dalla crisi. D'altra parte la Germania nel 2013 è cresciuta dello 0,4%. D'altra parte, se tu vendi le due Volkswagen e le due Mercedes in Italia, in Spagna, in Francia, se tu porti questi paesi in crisi, le due Mercedes non se le comprano più o le comprano meno. È come se tu c'hai un negozio e vendi della merce, se tu ammazzi i tuoi clienti, poi il negozio chiude. Ora, in questa crisi, se tu non metti sotto controllo e agisci sulle cause vere della crisi, tu dalla crisi non esci. E le cause vere della crisi sono: la crisi è partita dall'economia finanziaria, perché l'economia finanziaria era fuori controllo, cioè erano state abrogate, eliminate tutte le regole che furono fatte dopo la crisi del 29. Per cui una banca negli Stati Uniti poteva creare, se c'aveva un dollaro ne poteva creare fino a 6. Quando andava oltre 6 c'era un organo che si chiamava SEC che interveniva e diceva: rimetti i conti a posto, perché sennò io ti tolgo la licenza. A un certo punto le banche d'affari sono state messe fuori di qualsiasi controllo. Quando Lehman Brothers è fallita, il rapporto non era 1 a 6, cioè un dollaro, 6 dollari, era 1 a 150. Chiaro? Quindi la crisi nasce perché una serie di soggetti, che devono essere soggetti alla vigilanza, erano ormai fuori del controllo. L'economia finanziaria, che voi vedete tutti i giorni nelle borse, eccetera, quella sotto il controllo degli stati è soltanto il 30%. Il 70% dell'economia finanziaria è fuori da qualsiasi controllo.
Ora negli Stati Uniti hanno fatto dei progressi, si chiama Dodd-Frank, questa riforma della finanza, ma siamo ancora al 30%, manca un 70%. In Europa siamo solo all'inizio, avete sentito parlare di vigilanza bancaria, di unione bancaria, eccetera. Serve per uscire dalla crisi che perlomeno i paesi del G20, i paesi del G20 sono quelli che mettono insieme l'85% del PIL mondiale, si mettono seduti a un tavolo e adottino tutte le stesse regole per regolamentare l'economia finanziaria. E non basta. Bisogna, siccome è cambiato anche il modello di sviluppo, il vecchio modello di sviluppo non è più sostenibile, perché se riparte l'economia ripartono i prezzi del petrolio, eccetera, e naturalmente l'economia basata sul petrolio non è più conciliabile con l'equilibrio climatico, dobbiamo cominciare a pensare a un nuovo modello di sviluppo, che non è la decrescita di cui parlano i verdi, ma è un nuovo tipo di crescita. Se tu pensi che, se io per esempio devo combattere le emissioni di anidride carbonica e allora metto fuori delle macchine ibride che con 5 litri ricaricano 500 km del motore elettrico, questo fa un grosso servizio per quanto riguarda l'abbattimento dell'anidride carbonica, ma il grosso servizio è anche il fatto che io devo cambiare completamente tutto il parco macchine del pianeta, cioè devo cambiare il parco macchine di una cosa che è 1,5 miliardi di macchine. Allora l'industria automobilistica riparte. Se io devo riqualificare l'edilizia e devo rendere i condomini autosufficienti dal punto di vista energetico, devo fare una serie di lavori, no? A ogni condominio gli devo dare un kit per cui producono l'energia per essere autosufficienti. Cioè si innesta una grande rivoluzione, che noi chiamiamo terza rivoluzione industriale, che mette in moto un altro ciclo di sviluppo e ci permette di affrontare anche le altre emergenze, che oltre a quella economico-finanziaria è quella energetica e quella climatica. Cioè, è stato messo in evidenza sempre nell'ambito della conferenza internazionale di Davos un importante monito, cioè tutto quello che lei appunto sta sottolineando non è sfuggito neanche al messaggio di Papa Francesco, che ha messo in evidenza il fatto di, insomma, che la ricchezza ritorni al servizio dell'umanità e non assolutamente, come sta accadendo ora, viceversa, cioè l'umanità al servizio della ricchezza. Eh sì, e questo è il punto. Nella storia dell'umanità e nella storia del capitalismo non c'era mai stato, nemmeno Marx l'aveva visto, no? Marx immaginava un conflitto tra classi e comunque immaginava che le classi più ricche diventavano sempre più ricche e il proletariato sempre più povero, però era una classe e questo avveniva all'interno di un paese, cioè quindi di uno stato nazionale. No, questa dialettica, quella che veniva chiamata la dialettica storica, no? Qui invece siamo di fronte a un fenomeno completamente diverso, diciamo, siamo di fronte a un fenomeno globale in cui 87 persone detengono il 50% della ricchezza mondiale e l'1% della popolazione mondiale detiene il 65%. Cioè l'economia finanziaria, al di fuori di ogni controllo, sta producendo questo, questa grande concentrazione di ricchezza, e questo non può portare senza correzioni il sistema al collasso. Allora i governi facevano opera di ridistribuzione della ricchezza attraverso la leva fiscale. Oggi questo non esiste più, perché servirebbe una politica globale di ridistribuzione della ricchezza. E comunque la ricchezza concentrata in poche mani non genera sviluppo, perché chi detiene tanta ricchezza potrà alimentare limitatamente i consumi, ma fino a un certo punto, perché poi l'accumula. Noi in questa fase non abbiamo bisogno più di accumulazione di ricchezza, ma di ridistribuzione della ricchezza, per fare ripartire la domanda,
perché la nostra crisi non è una crisi da offerta, ma una crisi di domanda, chiaro? In Italia in questo momento è la domanda quella che preoccupa, cioè noi siamo in una situazione dove la domanda è in forte decrescita e senza la domanda non riparte l'economia, anche se dicono che vedono la luce intorno al tunnel e che l'Italia è in ripresa, ma la ripresa senza lavoro non esiste. La ripresa è importante in Italia, per ripresa intesa come far ripartire il lavoro. In questo senso, quanto realmente può fare o potrebbe fare e non fa ancora la politica? Allora, concretamente. La politica concretamente può fare molto poco, perché diciamo che il 99% delle decisioni non vengono più prese a Roma ma a Berlino o a Bruxelles. Noi abbiamo accettato tutti i vincoli europei. 2013 è stato un anno perso perché tu dovevi centrare il 3% di crescita del debito, quindi era un vincolo terribile quello. A noi intanto per far ripartire un po' l'economia servivano 50 miliardi da mettere per esempio sul cuneo fiscale, cioè per abbassare la pressione tributaria sulle aziende e per mettere in tasca qualche centinaio di euro nelle tasche dei lavoratori e non 10 euro al mese nelle tasche dei lavoratori, perché se offrivamo quelle come paghetta a un bambino forse ce le rifiutava, no? Ecco. Quindi le risorse che sono state, si sono rese a disposizione per accelerare la ripresa e quindi la ripresa anche della domanda erano molto limitate, e questo è il grande errore che si sta facendo in Europa, mentre negli Stati Uniti la Banca Federale ha immesso ogni mese per 2 anni 85 miliardi di liquidità al mese, In Giappone 70 miliardi al mese, in Europa invece siamo in quella che viene chiamata la trappola della liquidità. Quando ci sono queste crisi, quella che non deve mancare è la liquidità. È come se tu a un malato durante la crisi gli hai tolto 3 litri di sangue, glielo devi in qualche modo rimettere. Se tu invece gli fai altri salassi, il malato collassa. E questo è molto semplice. Però i tedeschi hanno sempre il terrore dell'inflazione e non si accorgono che ci stanno portando in deflazione. E la deflazione è l'anticamera della depressione. I meccanismi sono gli stessi che tu puoi esaminare e vedere in un essere umano. Non è che cambia molto. Se tu levi del sangue, gli devi fare una trasfusione. E se continui a togliere del sangue, il malato collassa. È molto semplice. Noi in questa fase abbiamo badato a rimettere a posto i conti, mentre in questa fase dovevamo badare soprattutto a far ripartire l'economia, perché i conti si mettono a posto quando l'economia cresce. Perché se tu lo fai quando l'economia non cresce, i conti peggiorano. Tant'è vero che questo tipo di politica ha fatto sì che tutti i debiti pubblici non sono migliorati, ma sono peggiorati, perché diminuiscono le entrate, perché diminuisce il reddito, diminuiscono i consumi e quindi il debito peggiora. Se un debitore non lo metti nelle condizioni di pagare il suo debito, questo non fa né l'interesse del debitore, ma soprattutto non fa nemmeno l'interesse del creditore. È dannoso per entrambi, e questa è la miopia di una politica voluta soprattutto dai tedeschi, che si chiama politica di austerità. È lo stesso errore che fu fatto nel 29, quando pensarono che la crisi era finita, fecero lo stesso tipo di politica e portarono la depressione. Bisognò arrivare alla Seconda Guerra Mondiale per uscire da quella depressione, capito? L'ultima domanda le volevo chiedere in questo quadro che ha fatto molto chiaro, molto tinte fosche purtroppo, come si inseriscono, cioè se possono avere un ruolo diciamo un po' più positivo, comunque sono due date importanti per il 2014, mi riferisco alle tra pochi mesi le elezioni europee e poi anche il semestre di presidenza italiana nell'ambito dell'Unione Europea, si può magari provare a vedere uno spiraglio di luce in fondo al tunnel? Questa domanda mi piace. Allora, la cosa da fare è questa. Primo, noi dobbiamo mettere al sicuro il nostro debito pubblico. Il nostro debito pubblico è per i 2/3 nelle mani degli italiani, per 1/3 è nelle mani dei fondi pensione americani, eccetera.
Il punto nostro debole è quel terzo, ma l'Italia è in grado di mettere al sicuro tutto il debito pubblico, di riportarlo nelle mani degli italiani. Noi abbiamo circa 2.000 miliardi di immobili pubblici, tra comuni, regione e Stato centrale. Abbiamo asset mobiliari, ti parlo di Enel, ferrovie, poste, Finmeccanica, Enel, eccetera. Quindi si tratta di creare un fondo patrimoniale con 400 miliardi tra asset immobiliari e asset mobiliari, emettere dei titoli privilegiati garantiti da questi asset e dire agli italiani: aiutate il paese a mettersi al sicuro. E questo si può fare rapidissimamente, perché tanto noi dal prossimo anno dobbiamo abbattere il debito di 70 miliardi l'anno, e per quella via noi il collasso è garantito. Secondo, andare a Bruxelles e dire: cari signori, le riforme che bisogna fare per uscire fuori da questo disastro e perché l'euro diventi una moneta vera è una banca centrale europea vera, in grado di intervenire in aiuto degli stati e soprattutto in grado di svalutare l'euro quando è necessario. Noi in questo momento abbiamo un dollaro sottovalutato del 15%, uno yen cinese, giapponese che ha svalutato del 30%, lo yuan cinese che è sottovalutato del 40%, tutti gli altri paesi, India, Russia, Brasile, non parliamo dell'Argentina, in questi giorni Turchia, eccetera, hanno tutti svalutato le loro monete. Malgrado la crisi che c'è in Europa, l'euro rimane una moneta forte, e questo è un non senso, perché se tu sei in crisi la tua moneta è debole, non può essere forte. La verità è che il cambio dell'euro lo fanno gli altri contro di noi, loro svalutano per essere più competitivi. Questa è una grande guerra valutaria e noi però non siamo attrezzati per affrontarla. Terzo punto, rivedere i coefficienti dell'Unione Europea, nel senso che non possono essere automatici. A posto dei coefficienti ci vuole una politica economica. Queste cose devono essere dichiarate irrinunciabili, perché se questo non viene accolto, noi dobbiamo avere pronto un piano B. Che cos'è il piano B? Dobbiamo dire: a questo punto, senza queste riforme, l'euro non è più sostenibile. Quindi noi diciamo, no, non diciamo usciamo dall'euro, diciamo in base ai trattati ci mettiamo a tavolino e vediamo come creare un euro B, perché i trattati lo prevedono, i trattati prevedono aree monetarie diverse. Se noi facciamo un euro mediterraneo e i tedeschi fanno un euro tedesco, la situazione sarebbe questa, che noi scendiamo a 0,80 sul dollaro da 1,35, i tedeschi vanno a 1,70 sul dollaro. Poi voglio vedere se noi compriamo la Giulietta o la Volkswagen. No? Ecco, questo è il punto. Allora, bisogna trovare una via di mezzo. Per cui, i tedeschi devono tener conto delle nostre esigenze. Noi abbiamo bisogno di un euro più debole. Va bene? Secondo poi, dobbiamo assicurare i debiti pubblici europei, perché non è possibile che i tedeschi sul loro debito pagano interessi zero e noi paghiamo altissimi interessi. Il debito pubblico italiano, e questo è molto importante, abbiamo fatto un'analisi dall'81 al 2013, è di 2.100 miliardi, va bene? Di questi 2.100 miliardi, 1.750 miliardi sono interessi. Cioè l'Italia in questi anni ha pagato 1.750 miliardi di interessi. L'amico Michele di Assotutela lavora nel settore dell'usura e dell'anatocismo. Qui ci sono tutte e due, usura e anatocismo. Cioè tutta questa roba qui è interessi sugli interessi. L'Italia non solo non è stato un paese poco virtuoso,
ma è stato subito dopo la Germania il paese più virtuoso dell'Europa, perché in tutti questi anni ha avuto avanzi primari, eccetto un solo anno, nel 2009. Quindi c'è bisogno di un governo, e purtroppo prevedo che non ci sarà, che sappia andare in Europa, battere i pugni sul tavolo, e siccome noi non siamo Zaccarolo, ma siamo il secondo paese manifatturiero e paese fondatore dell'Unione Europea, noi dobbiamo imporre insieme ad altri paesi, la Spagna, la Francia, un cambiamento di rotta. O si fa un'Europa federale o confederale in grado di affrontare i problemi, perché viviamo in un mondo globalizzato e l'Europa deve diventare una potenza e non qualcosa che non esiste, o se no dobbiamo, nell'ambito dell'Unione Europea, di questa Unione Europea, dobbiamo avere un piano B pronto per dire: voi fatevi l'euro tedesco, noi ci facciamo l'euro mediterraneo. Questo è il punto.